strade colabrodo, specie in periferia, come strada Cervesina, strada vicinale del Bosco e strada Mussina, ma anche piazzali e marciapiedi all'ingresso della città, non esattamente decorosi, come nel caso di piazzale Quarleri. A sostenerlo e a chiedere interventi rapidi da parte dell'amministrazione di Voghera è il gruppo dell'UDC, che ha appena presentato due interrogazioni al sindaco che saranno discusse nei prossimi consigli comunali. I consiglieri dell'Unione di Centro chiedono se e quando siano previsti interventi di asfaltatura o quantomeno di manutenzione dei tratti maggiormente irregolari. Piazzale Quarleri, di cui alcune aree parcheggio sono ammalorate e con l'asfalto che ha ceduto, e proprio all'ingresso della città c'è questo biglietto da visita pessimo. I residenti, dopo essersi rivolti ad alcuni esponenti dell'amministrazione che da mesi hanno chiesto di mettere a posto questa situazione, non hanno visto riscontri. Non è un unico episodio, abbiamo già presentato, e sempre che entra in discussione il Consiglio Comunale, il Question Time, in questo mese, un'ulteriore interpellanza che riguarda la periferia della città. Ci sono altre situazioni in cui veniamo, diciamo, che viene chiesto il nostro intervento da parte dei residenti, come quella di Via Rosmagna, in cui il Comune ha dato l'autorizzazione per un'antenna.